Abbiamo in collegamento telefonico l'onorevole Giglio Vigna della Lega. Alessandro Giglio Vigna, ciao, buongiorno. Buongiorno, buongiorno a tutti. Allora, era inevitabile, dopo giornate passate a fare un po' la conta dei contagi, ora siamo arrivati a fare la conta dei decessi qui nel nostro canavese. Certo, sì. Era inevitabile, purtroppo iniziano a esserci anche dei morti qui nel Canavese. È chiaro che è una guerra continua. Il pensiero va prima di tutto a tutte quelle persone che sono in prima linea, quindi medici, infermieri e tutto il personale ospedaliero, ma chiaramente anche a tutte quelle persone che non possono fare il telelavoro, non possono fermarsi, perché ovviamente i settori cosiddetti strategici o primari, supermercati e farmacie, lo sappiamo, non possono fermarsi, quindi chiaramente anche loro, come tutto il trasporto, ovviamente, camionisti e via dicendo, quindi ovviamente un pensiero va a tutti quelli che sono in prima linea, ecco. Tu sarai in contatto, immagino, col territorio, immagino con i nostri amministratori comunali. Che cosa ti dicono in questi giorni? Che cosa chiedono? Allora, anch'io cerco ovviamente di, anch'io sono a casa, anche se si sta alzando l'appello sempre più forte da parte dei parlamentari della Lega di andare giù, di andare a Roma per emendare sostanzialmente il Cura Italia e per cercare di rendere questo decreto più efficace, perché dal punto di vista politico, insomma, delle misure economiche, soprattutto degli aiuti alle imprese, al commercio, ai vari settori, ci sembra molto scarso. Quindi io in questo momento sono a casa, però come tutti gli altri parlamentari sto facendo l'appello per tornare in tempi brevissimi a Roma. E poi sono assolutamente a disposizione dei cittadini per rispondere a domande, quesiti e a tutto quello che deriva da questa situazione di emergenza. Quindi sto cercando, come presumo tutti gli altri parlamentari, sto cercando di rimanere sul territorio anche se da casa mia, e naturalmente sono in stretto contatto con Regione Piemonte, perché sappiamo che poi le regioni sono importantissime in questa fase, ecco. Ecco, un'ultima considerazione proprio sulla Regione Piemonte e su questa dichiarazione del Presidente Cirio, una stretta ancora per quanto riguarda le prossime giornate, quindi non più tanto l'invito a stare a casa, ma sostanzialmente un'ordinanza vera e propria che impone le non passeggiate ai cittadini piemontesi. Se c'è una stretta momentanea, io penso che venga fatto più che altro per la grande città, per le città, per quei territori in cui magari è più difficile seguire diciamo, queste regole come le stiamo seguendo noi. Ecco. Io volevo lanciare ancora un messaggio, se posso. Certo. Un messaggio importante. Sta passando, passa ogni tanto, sia dalla politica sia da così altri ambienti, anche giornalistici, mi intendo a livello nazionale, ecco, passa il messaggio la vita non sarà più quella di prima. Ecco, attenzione, perché questo è un messaggio pericolosissimo da lanciare. La politica deve portare la situazione alla normalità, una situazione alla normalità dopo 2 settimane, dopo 1 mese, dopo il tempo che ci vorrà il più breve possibile, ma la situazione deve tornare alla normalità. Io mi arrabbio quando sento colleghi deputati, politici o opinionisti in televisione o sui giornali dire la vita non tornerà mai più come prima. No, il messaggio è
questa battaglia la si vince, la vita tornerà come prima. Poi, se riusciamo a farla tornare meglio di prima, con i treni puliti e disinfettati ogni giorno, con la gente che finalmente capisce che bisogna lavarsi le mani non solo una volta al giorno, permettetemi un po', la battuta forse fuori luogo, ecco, se si riesce a farla tornare meglio di prima, assolutamente bene, ma la vita tornerà come prima.